Un'autrice di narrativa per giovani adulti sui 30 anni, che ha recentemente divorziato, decide di tornare nella cittadina del Minnesota, dove è cresciuta nella speranza di riconquistare l'affetto del suo ex fidanzato. Ma lui ormai è sposato e ha un figlio. Siamo nel plot del film Young Adult. L'interprete è l'attrice di origini sudafricane Charlize Theron, che incarna la protagonista Mavis Gerry. Theron aveva ricevuto recentemente riconoscimenti ed elogi per la sua interpretazione nel film thriller Monster. Vedo in questi personaggi qualcosa che mi spaventa, forse anche qualcosa di me, qualcosa che posso vedere in me, non sempre, ma quest'idea di un lato umano che fa anche parte della mia gente, naturalmente un po' ti sciocca. Se vogliamo adoperare una parola secondo me pretenziosa, bisogna essere coraggiosi. E alla fine si è sempre abbastanza fortunati, proprio perché c'è qualcosa che ti spaventa. Sentiamo il regista del film. Ho lavorato con persone che hanno creduto abbastanza in me, tanto da riuscire a poterli guidare fin dove potevano andare, entro i limiti nei quali potevano agire. Charlize è piuttosto un'attrice coraggiosa e l'idea che mi abbia dato credito mi ha motivato. Ha talento. Ho percepito questa figura di donna, un'anti-eroina, che aveva bisogno di emergere. E questo è stato il mio primo obiettivo. In secondo luogo mi sono detta, ok, quali sono le qualità che potrebbe avere in negativo? E ho cominciato a pensare un po' a me stessa. Ho pensato che potevo essere un po' irresponsabile, narcisista, disorganizzata. Ho cercato di fare tutta una lista delle cose peggiori. Mavis è realmente depositaria di tutto questo. Conferma l'autrice del soggetto. In uscita negli Stati Uniti, Young Adult sarà sul grande schermo in Italia soltanto a febbraio.